Ecco qui, appena usciti dall'ascensore ci si trova di fronte a questa scala che, come vedete, è come se fosse cioè è una scala d'epoca per il periodo, nel senso che si tratta di un palazzetto abbastanza vecchio, anche se tenuto bene e probabilmente ristrutturato. Non credo che questi pavimenti fossero dell'origine della costruzione, come invece lo è la ringhiera della scala, che mi piace un sacco. Adesso apriamo questa pesantissima porta, io faccio sempre molta fatica, e andiamo a percorrere insieme il corridoio. Come vedete ci sono tutti i mattoncini a vista sulle pareti, molto carini, ogni tanto intervallati da qualche finestra che affacciano all'interno di un buco da cui non c'è la luce, ma non ci pensiamo. E adesso arriviamo alla stanzetta. E questa settimana condivido la stanza con un'amica che si è appena occultata in un corridoio, è molto più ordinata di me, quindi la messa a posto della stanzetta è merito suo. Poi vedete un upgrade di quando sarò da sola e come terrò la stanzetta. Eccoci qui! Allora, qui abbiamo trovato il posto per i nostri mostri di valigie, poi le sue ovviamente andranno via, quindi ci sarà un po' di spazio in più, ma non c'è spazio. Allora, la stanzetta devo dire che non mi posso lamentare, nel senso che non è piccola proprio, come vedete. Qui c'è il letto con i comodini, ci sono anche dei quadri che rendono l'ambiente un po' più allegro e colorato. C'è la finestra col condizionatore e lo scaldino che non manca mai. Ci sono sia le zanzariere che i vetri sporchissimi, quindi si fa veramente fatica a vedere fuori dalla finestra che cosa c'è. Quindi immaginate che c'è una specie di alberello e che poi pian piano forse prenderà vita, ma evito di continuare a farvi vedere una cosa che non si vede. Poi qui c'è la scrivania, che anche con un'unica sedia, anche tavolo per mangiare qualcosa, infatti facciamo i turni per la colazione. Il televisore storto, cioè vi giuro che non so come l'hanno montato, ma sto televisore non è l'inquadratura che è storta, vi assicuro che è il televisore che è montato storto e quindi non c'era niente da fare. E la cosa che è più, diciamo, questo è l'armadio. Vi presento l'armadio open e basta della stanzetta, su cui noi siamo riusciti a mettere, vi faccio notare, questa è la roba della mia amica. Considerate com'è tutta bella stirata, perfettina, precisa, precisa, precisa. E questa è la mia. Soprattutto io mi sono portata queste cose per un periodo molto lungo, lei si è portata il triplo di cose per una settimana. Adesso è fuori, ma sicuramente sta origliando e sente che sto parlando male di lei, e quindi poi dopo si arrabbierà, ma insomma io devo farlo, ecco, devo farlo per giustizia. Poi questo è un altro pezzetto di armadio, lì c'è pure una cosa che non so come sia arrivata a mettere quel trolley lassù, la mia amica, io non ci arriverò mai. E poi ci sono il microonde e il frigoriferino piccolo e dolce che però fa il suo. E adesso siamo arrivati alla porta del bagno. Il residence ha delle tipologie di stanze differenti, anche alcune senza bagno, che ci sono i bagni comuni in un'altra ala sul corridoio. Poi ci sono le cucine in comune ai piani alti, però ne sono andata a vedere una. È veramente brutta, non credo che ci cucinerò mai niente là dentro perché è horrible. Questo è il bagno invece, c'è la doccia, non c'è la finestra, c'è il gabinetto, non è molto carino farvi vedere il gabinetto, ma c'è, e poi il mini lavandino. Come vedete non ci sono praticamente appendini, cioè nel senso che quello c'era ma si è rotto, quest'altro c'è ma non reggerà mai niente, si romperà pure lui, e il portasciugamani viene via dal muro ogni tanto. Vi dico anche, per dovere di cronaca, che ieri sera qui sullo spazio tra il muretto della doccia e il gradino di sotto ho trovato un piccolo cucciolino di cockroaches. Andate a vedere che cos'è, che non ve lo dico e che così pare brutto. E quindi insomma, niente, poverino non diventerà mai adulto, però bisogna sopravvivere. Ok, c'è un po', diciamo che non c'è molto spazio. Come vedete, il mio cesto dei panni sporchi, quello che vi avevo detto che sarebbe arrivato, ce l'ho fatta, l'ho portato in valigia e sarà molto utile.
Adesso io direi che ho finito questo room tour e con l'immagine di questo quadro allegro e felice. Ah, scusate, ho dimenticato di dirvi una cosa. Il residence si trova a nord, nell'Upper West Side, quindi praticamente poche street più a sud dell'inizio di Harlem. In una zona residenziale molto ben servita e ben abitata, che a me piace, però non è sicuramente una zona turistica, non è una zona dove la sera si trovano tanti locali per uscire, per andare a mangiare o cose del genere, quindi insomma c'è bisogno di muoversi molto verso la zona sud o centrale di Manhattan per trovare questo tipo di servizi. L'inquadratura è completamente storta, quindi io adesso vi saluto. Probabilmente vedrete video brevi in questo periodo, ma spero di farvene vedere più di uno, magari a settimana, così vi tengo aggiornati un pochino su quello che sto facendo. E adesso vi saluto. Ciao!